Andiamo in conferenza stampa. Buonasera mister e complimenti, perché questa non era una partita facile, non solo per la qualità del Pescara, squadra con palleggiatori, con giocatori di esperienza, ma perché dopo tre partite, tre sconfitte e 10 gol subiti, quelle sono cose che, come tu puoi ben testimoniarci, possono anche condizionare molto un gruppo. Invece oggi proprio il gruppo, cioè quelli che non giocavano e che tu hai messo in campo, hanno dato grande dimostrazione, oltre che di qualità, di compattezza. Avete vinto con merito, con compattezza, con solidità, quindi è tornata, diciamo, Salernitana is come back, ed è a più 8 rispetto alla scorsa stagione sul punteggio in classifica, più 8 punti, che dà la cifra anche di quello di importante che avete fatto. Ecco, mi sono piaciute, ed è la prima domanda, anche le dichiarazioni a fine primo tempo e a fine gara dei giocatori Ciccerelli, Gondo, ovvero questa partita la dedichiamo a quelli che sono fuori, perché questo è un gruppo vero. È la cosa che viene fuori di più da questa partita? Sì, esatto, hai centrato in pieno quello che è il clima all'interno di questo gruppo, di questa squadra, che come tutti l'ho sempre detto, non è che si è passato un periodo negativo, lo abbiamo superato, secondo me l'abbiamo superato, comunque sì, l'abbiamo vissuto senza drammi e senza isterismi, sapendo che dovevamo solo curare gli aspetti negativi che erano un po' emersi in quelle tre partite, senza andare assumendoci tutti le nostre responsabilità, cioè senza trovare i famosi capri espiatori, perché nell'arco di una annata ci sono dei momenti negativi, li abbiamo saputi vivere insieme, e questa è la risposta della squadra a un momento esatto. Quindi sta la vittoria del gruppo, la vittoria dei ragazzi, sono molto contento di questo, e significa che, come ho detto ieri, è un gruppo che si vuole bene, l'ho detto in conferenza stampa, penso che vi ricordate, no? E quindi io sulla solidità, sulla come posso dire, sulla compattezza del gruppo non avevo certo dei dubbi. Era importante vincere, tornare a vincere, l'abbiamo fatto, e quindi ecco, mi sento di dire che questo brutto periodo, che è durato tre partite, speriamo che poi, non è che poi, però ecco, per adesso è superato, e sono contento di questo, perché non esiste chi non possa subire un passo falso, ma è importante sapersi rialzare. Avete concluso voi al Pescara in porta, verso la porta, con lo stesso numero di tiri, 11 da una parte e 11 dall'altra, ma voi siete stati più precisi, avete segnato 2 gol, ma avete tirato di più nello specchio, e siete stati più bravi in fase difensiva. E a me è piaciuto, non so se condividi, soprattutto il secondo tempo, perché non solo i tre difensori, a mio avviso oggi strepitosi, ma anche la crescita progressiva di Koulibaly e poi di Tacchio, che ha carburato ed è stato molto importante, oltre ad un monumentale Capezzi, hanno aiutato molto la squadra. Sei d'accordo? Sì, sì, però mi piace stendere i complimenti a tutti, perché quando si vince una partita con questa, dopo questo periodo, con questo coefficiente di difficoltà, cioè il campo ha funzionato la difesa, ma funziona anche l'attacco, perché la squadra è stata nel suo complesso molto omogenea, ha gestito bene le distanze, ha saputo nel corso della squadra, ha saputo essere efficace nelle ripartenze, attenta nelle marcature sulle balle attive, quindi diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare per vincere la gara, sbagliato poco niente, insomma, ecco, siamo stati squadra sotto tutti i punti di vista, sono venuti questi 3 punti, che non era facile, come hai detto tu, sia perché il periodo comunque poteva lasciarci le scorie, sia perché comunque abbiamo affrontato una signora squadra. Dino TV, Antonio Esposito. Andiamo da mister, buonasera. 34 punti sono un bottino importante, importantissimo per questa squadra, 34 punti conquistati in modo egregio dalla sua compagine, senza nulla togliere, al di là delle ultime 3 partite che non vanno ad offuscare il bel lavoro fatto, ma sono punti che in qualche modo dicono anche che nel giro di ritorno, se si fanno gli stessi punti, non ci sono dubbi sull'obiettivo da raggiungere. Visto che c'è il mercato aperto, lei si aspetta ancora qualcosa per alimentare questa grande corsa che sta facendo la sua squadra in maniera molto egregia?
Io non voglio attribuire al mercato delle responsabilità o delle cose, perché io non ho mai creduto al mercato di gennaio, perché a gennaio i giocatori che si vanno a prendere non sono di solito allenati, quindi bisogna perdere del tempo per portarli in condizione. Qualche ritocco è giusto farlo, perché magari c'è qualche defezione, noi la stiamo facendo, la stiamo aggiustando, però quello che conta, lo ripeto per l'ennesima volta, è il lavoro, cioè la squadra è cresciuta dal 20 di agosto ad oggi, quella è la cosa più importante. Poi il mercato serve semmai a coprire quei buchi che si aprono, ma non è il mercato la soluzione dei problemi della squadra. Io non ci ho mai creduto al mercato, mai, ripeto, serve, aiuta, ma quello che serve alla squadra è il lavoro, è il migliorare, appunto, con migliorare l'affiatamento, la marca, ma i concetti di gioco c'era. Il mercato aiuta, serve, ma non è quello l'obiettivo che fa crescere una formazione. Quello aiuta a coprire dei buchi che si possono aprire, magari si fa male un giocatore, bisogna rimpinguare l'organico su alcuni ruoli. Viene dopo il mercato, prima viene la consapevolezza, il lavoro e la crescita che ha fatto questa squadra in questi mesi. Ecco, però magari averli presi Crociata e qualche altro avrebbe fatto comodo alla Salernitana. Crociata è un giocatore che lei conosce bene. Volevo però chiederle anche, Tutino, lei ha fatto bene, il campo le ha dato ragione, la sua esclusione al di là della eventuale stanchezza del giocatore, sono diverse settimane che Tutino sembra un po' in affanno, lo ha escluso anche per questo, ha un po' smarrito la strada, Tutino, al di là del fatto che Gombo ha giocato una buona partita e ha dato le risposte che si attendeva. No, io dico che ho 4 attaccanti in organico, gioco di solito con 2 e si fa fatica a fare 38 partite ad altissimo livello sempre con i soliti 2. Quindi è arrivato il momento magari di far rifiatare qualcuno, dare spazio agli altri, che poi comunque hanno risposto molto bene, perché secondo che Giannetti hanno risposto alla grande, e Gennaro ha fatto il suo dovere quando è entrato, Diuric ha fatto la sua parte, quindi non si può giocare sempre con 2 attaccanti e basta, no? È giusto dare valore a tutto il ventaglio delle soluzioni che abbiamo, quindi non c'è un motivo che ti porta a escludere, è un po' una cosa fisiologica, è naturale fare dei ricambi quando servono. Notario, tu Sander? Mister, buonasera, complimenti per il successo. Io volevo chiederle, a volte nel calcio servono anche degli episodi per magari cambiare la storia di una stagione, sia per i singoli che per una squadra. I gol, in tal senso, i gol di Gondo e Cicerelli, che fin qui non avevano trovato ancora la rete, possono essere un viatico importante per questi due calciatori, soprattutto per Gondo, che si era impegnato tanto, però fin qui non era riuscito ancora a lasciare il segno. Sicuramente aiutano, perché come ho detto prima al suo collega, non è, si può giocare sempre con gli stessi, quindi questi ragazzi che oggi hanno dato un contributo importantissimo, anche incisivo, perché sono andati a segno. Ha avvalorato però la qualità di questo gruppo che dicevo prima, perché comunque i meriti vanno un po' ripartiti per tutti quanti, perché non abbiamo mai smesso di essere squadra, non abbiamo fatto drammi durante quelle 3 sconfitte, perché sapevamo che potevano venire, abbiamo pensato bene a correggere i difetti, gli errori, analizzarli, correggerli e poi ripartire, quindi così si fa, no? Dappertutto, cioè, non esiste chi non perde mai una partita, non esiste chi non va mai in difficoltà. Però abbiamo risposto da uomini, soprattutto ai ragazzi hanno risposto da gruppo vero, che si vuol bene, che si stima, senza attribuire responsabilità o premi a chi che sia. È la squadra che porta avanti, come si dice, porta avanti il campionato, no? Quindi oggi sono stati bravissimi contro Cicerelli, ma sono stati bravi anche tutti gli altri. E poi, ripeto, un ricambio, un riciclo serve nell'arco di un campionato. Poi volevo chiederle, adesso siamo al giro di boa, lei è il veterano comunque di questa Serie B, è un tecnico che conosce molto bene la categoria, che idea si è fatta di questa stagione e soprattutto che ruolo può ricoprire la Salernitana, visti anche i risultati di oggi, cioè si perde una partita magari e si viene superati, poi nel turno successivo si riesce a rimediare perché c'è grande equilibrio. Hai detto bene, c'è molto equilibrio, ci sono tante squadre sullo stesso livello, a mio avviso molto alto, o perlomeno cresciuto rispetto all'anno scorso,
e quindi sarà una lotta vera fino alla fine, e sarà duro mantenere questo ritmo, perché comunque nel girone di ritorno è sempre più duro il campionato. Le squadre poi, quando c'è la consapevolezza del risultato che può portare al raggiungimento dell'obiettivo, sono ancora più attente, più concentrate, più tutto, insomma. Quindi sarà sicuramente un girone di ritorno di fuoco. E noi speriamo di essere lì fino alla fine. Io ho sempre detto, vedremo alla fine quello che saremo stati in grado di fare e quello che il campo dirà che abbiamo raggiunto come obiettivo. Di sicuro, come ho detto sempre, è in campo, ci andremo e spenderemo tutto quello che abbiamo. Avagliano, poi Di Palma. Eccomi, mister. Buonasera. Sugli spazi buonasera. C'era anche Sofia Anchin. Non credo da spettatore non pagante. Non ho capito, scusa. Dicevo, sugli spalti oggi c'era anche Sofia Anchin, non credo da spettatore non pagante. Non so, sono contento che uno fa, spero che sia un nuovo tipo per noi. Vabbè, insomma, è un rinforzo lì dietro l'angolo. Lei prima ha detto ma si può giocare. Non mi ha detto. Vorrei, noi adesso ripeto, qualcosa mettiamo a posto nella rosa, perché come ho detto prima, magari qualche buco si apre e è giusto coprirlo, però non viene il salvatore della patria. Ricordati, io non ci ho mai creduto al mercato a gennaio, perché è illusorio, è ingannevole. I giocatori che arrivano ci vuole tempo per metterli in condizione, servono per ripinguare l'organico, ma non viene il, come si dice, no, il salvatore della patria o quello che ha la bacchetta magica. Anzi, spesso sono a corto di condizioni, ci vuole il tempo per metterli a posto. Ben vengano per dare una mano, ma non che sia questo il toccasana o il, come si dice, no, con una bacchetta magica risolve tutti i problemi. Io non ci credo. Il rovescio della medaglia, mister, soprattutto in quest'ultima settimana del mercato. Lei prima ha detto non si può giocare sempre tutti, però è inevitabile che c'è qualcuno che abbia giocato meno, forse rispetto anche alle proprie aspettative. C'è qualcuno che ha chiesto di andare via, insomma, anche in uscita sarà una settimana un po' delicata quella che condurrà alla gara contro la Regina. Intanto io non ho sentito mai nessuno che vuole andare via, primo. Per quanto riguarda il mercato, meglio chiedere dal direttore, che forse hanno parlato con lui, con me non di sicuro. E poi, sinceramente, io dico che è sempre il campo che determina le gerarchie, nel senso allenatore, io seguo il campo, seguo gli allenamenti, quindi, e mi baso su quello che vedo, però ecco, se la squadra ha viaggiato a un buon ritmo vuol dire comunque chi è andato in campo ha fatto il suo dovere, quindi non c'è motivo di prestare il fianco a lamenti che sono infondati, secondo me. Di Palma, poi Marotta. Buonasera mister. Buonasera. Mi sente? Sì. Volevo chiederle, a suo avviso, la Salernitana ha vinto di più per meriti propri o per demeriti dell'avversario? Che domanda, cioè, non capisco. Non riesco ad afferrare il senso di questo. Come valuta la prestazione dell'avversario? Noi abbiamo fatto la nostra partita. Quando si fa una partita di calcio ci sono i meriti dell'una e dei meriti dell'altra. Noi la partita l'abbiamo fatta bene secondo le nostre possibilità, le nostre caratteristiche. A volte giochi per come l'avversario ti fa giocare, o non giochi per come l'avversario non ti fa giocare, quindi si è sempre in due a giocare. Io valuto il comportamento della mia squadra, quello che poteva fare o non ha fatto l'avversario, non lo so. Non è questo, non mi cambia nulla, sì, sulla considerazione pronto. Del risultato finale. Pronto. Marotta. Buonasera mister, mi sente? Sono in ritardo, quindi mi scuso se faccio delle domande che magari sono già state fatte dai colleghi. Era la risposta che ti aspettavi, è questa la Salernitana che volevi, e quanto ha inciso, insomma, la voglia di riscatto o magari un altro tipo di avversario? E poi un flash sul mercato, hai detto, lo hai detto anche ieri, per la verità non credo molto al mercato di riparazione, perché è un mercato di ritocchi, ma credo molto al campo, al migliorare sul campo. Questa Salernitana, partiamo dalla fine mister, dal mercato, perché c'è l'ultima settimana, sono arrivati più o meno i tasselli di ritocco a cui facevamo riferimento, probabilmente ci manca la ciliegina. Può migliorare ancora questa Salernitana dal mercato, al di là di quelle che poi sono è la mano dell'allenatore? Allora, premesso che tutto è possibile, però il mercato non è che riguarda l'allenatore, riguarda semmai la società e quelle che sono le possibilità o gli interventi che vuol fare la società. Io, per quello che mi riguarda,
la squadra ha sono molto soddisfatto del cammino fatto. Abbiamo avuto questo periodo di riflessione che abbiamo già analizzato e che l'abbiamo superata alla grande, perché comunque l'abbiamo affrontato da gruppo vero, non abbiamo creato situazioni di frizione o isterismi, perché quando è come su una famiglia, no? Quando le cose non vanno bene si lavano i panni sporchi in casa, si cercano di aggiustare le cose. Tre partite le abbiamo perse, non esisteva che non potessimo mai perdere, ci mancherebbe. Quindi abbiamo comunque analizzato quelle che sono state problematiche di queste tre sconfitte. Da gruppo vero, sano, serio, ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato per poter cancellare prima possibile il momento negativo. Stasera ci siamo riusciti, siamo contenti, siamo ritornati a vincere, che non era facile. E quindi la cosa più importante è il gruppo e il lavoro che riesce a fare il gruppo. È vero che conta anche il mercato, perché durante la stagione si aprono dei buchi, sia perché magari ci può stare qualche infortunato, sia perché magari qualche ruolo va un po' ritoccato, va un po', come si dice, aggiustato. Però questo è una sorta di contorno, perché se poi la squadra non lavora bene, voglio comprare, si può comprare anche Cristiano Ronaldo, non è che... Quindi quello che conta è, poi chiaro, in questo contesto qui, mettere a posto alcune cose che possono migliorare l'organico, ben vengano. 34 punti al giro di boa, te li aspettavi alla vigilia? Sei soddisfatto anche di questo? Sono molto soddisfatto, non è che io faccia tante previsioni, perché poi ho visto che questo cambiava molto equilibrato, quest'anno è tosto, e quindi le difficoltà che abbiamo avuto noi le hanno anche le altre squadre, quindi siamo contenti, soprattutto siamo tornati su una classifica molto buona e adesso il giro di ritorno ci giocheremo le nostre chance come abbiamo fatto fino adesso. Tallarino, chiudiamo. Mister, buonasera e innanzitutto sì. Complimenti per la mi sente? Sì, sentiamo. Complimenti per la vittoria. Lei all'arrivo di Koulibaly disse ci occorreva questo giocatore per infoltire la rosa, ma anche perché ha caratteristiche che altri centrocampisti non hanno. Sì. Oggi abbiamo visto un Koulibaly ruba palloni ed è probabilmente ancora al 50-60% della sua condizione atletica, della sua condizione fisica. Ci sembra un Pestrin vecchia maniera, lei ricorda, adesso è un po' più abbottonato. Quando arrivò a Salerno tanti anni fa incominciò a chiedere subito pronti via dei giocatori e fece anche i nomi. Adesso è più abbottonato, c'era Chine in tribuna e ha detto attendo di allenarlo, ovviamente poi con il tempo si... allenarlo. No, era una battuta per dire adesso ce li ha tutti quanti, c'ha Koulibaly che conosceva già. Le volevo chiedere quanto può dare ancora in termini anche di ribaltamento del fronte offensivo, un giocatore che sembra avere uno strapotere fisico incredibile, e poi anche quanti jolly lei ha in questa rosa. In presentazione ci ha detto di Kupić, le chiedo anche se Cicerelli può essere un jolly sulla fascia opposta adesso, visto che sulla corsia mancina ci sarà abbondanza. Allora, intanto Koulibaly ha caratteristiche diverse, è un rubo pallone, ma è uno che ha inserimento, una gamba a corsa lunga. Anche Di Tacchio, Capezzi, Schiavone sono rubapalloni, però hanno caratteristiche di giocatori sul breve, sullo spazio breve. Lui ha caratteristiche di giocare su distanze lunghe. Questo intendevo dire quando dicevo che aveva delle caratteristiche avere caratteristiche diverse dagli altri. Non che gli altri non fossero rubapalloni. Lui ha la caratteristica di andare insomma con una corsa lunga, una corsa di inserimento se vogliamo. Sta ancora, diciamo, ecco, deve ancora crescere, però lui ha 21 anni e secondo me con poco potrà ritrovare la migliore condizione. Jolly, io dico che un giocatore, io a volte, non è che un giocatore, se uno gioca a calcio, no? Giocare esterno destro, mezzala destra, oppure giocare a 4, giocare a 3, un mediano che gioca a 2, a 3, quello sul ruolo. Io, se uno è un giocatore, la tattica, secondo me, qualsiasi tattica adotti la squadra, la deve saper espletare. Cioè non esiste che un giocatore, poi magari ci può stare, se uno è un centrocampista, un mediano, giocare a 2, giocare a 3, che cosa gli cambia? Cambia i metri a percorrere, magari a 3 si gioca più in verticale, 2 un po' più in orizzontale e qualcuno più. Però se uno è un calciatore professionista, Serie B,
Secondo me questo è un falso problema, dire questo gioca meglio così, gioca meglio là. Cioè, non so se mi sono spiegato, Pasquale. È un finto problema. Cioè, ognuno ha un ruolo suo preciso, ci mancherebbe, però un esterno è un esterno. Adesso giocare a 3 o a 4, a 5, a 4, secondo fare il quinto o quarto, secondo me cambia poco. Cambiano i metri a percorrere e la posizione in campo, però sempre esterno fa. Cioè ha un rapporto con la linea laterale del campo, con l'ampiezza del campo. Cioè non do tanta importanza alla specificità del ruolo, perché comunque un calciatore professionista deve sapersi adattare a quelle che sono le esigenze tattiche della squadra.